Lavoro, a ottobre in Veneto oltre 20.000 occupati in meno. La causa maggiore dell'interruzione del rapporto è la scadenza del contratto. Quella per motivi economici è cresciuta del 63% rispetto al 2021. Inflazione record anche per il Friuli Venezia Giulia. Pordenone è la ex provincia più colpita, dove una famiglia media in un anno ha speso 2.715 euro in più. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme in vista del Natale. Truffe online sempre più frequenti, tante vittime di raggiri anche nella marca trevigiana. Tra queste, un giovane che pur mettendo in vendita un album da collezione si è visto depredare di 1.500 euro. Al via la stagione teatrale del Mascherini ad Azzano Decimo, primo appuntamento sabato 19 con lo spettacolo Stelle di Broadway. Grande soddisfazione per una campagna abbonamenti da tutto esaurito, 300 quelli sottoscritti. Il telegiornale del Nord-Est, ben ritrovati con l'informazione di Telepordenone in diretta dai nostri studi nella giornata in cui il governo sta discutendo sulla manovra finanziaria che dovrebbe essere da 30 miliardi di euro. Lunedì è previsto il Consiglio dei Ministri, domani l'incontro tra la Premier Giorgia Meloni e la maggioranza per fare il punto. Intanto salta il tetto al contante del decreto aiuti, ma la Lega assicura che sarà inserito nella manovra finanziaria. Vedremo poi nel dettaglio di cosa si tratta, ma partiamo subito con la cronaca dal nostro territorio, perché a Polcenigo un uomo di 75 anni è stato trovato senza vita questo pomeriggio nel appunto territorio comunale di Polcenigo, in prossimità di una casera. Due ciclisti che stavano percorrendo un sentiero adiacente al complesso Malghivo hanno notato una vettura con a bordo un uomo esanime. È partita subito la chiamata al numero unico di emergenza. Gli infermieri della sala operativa della Sores hanno guidato al telefono i due ciclisti nelle operazioni di rianimazione durate a lungo. Nel frattempo è stato inviato sul posto l'elisoccorso, che però ha dovuto fare rientro a causa della scarsa visibilità in zona. È giunta sul posto invece un'auto medica. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'uomo se non decretarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sacile, allertati in un primo momento anche i vigili del fuoco. La tecnologia viene incontro alla cittadinanza nell'era digitale, ma le truffe online sono sempre dietro l'angolo. Tanti casi anche negli ultimi giorni. C'è anche chi, pur mettendo in vendita un album da collezione, si è visto depredare di 1.500 euro. Sentiamo. Le insidie del web colpiscono ancora. Nella marca trevigiana i carabinieri sono arrivati a denunciare negli ultimi giorni diverse persone da tutta Italia. A Riese Pio X i militari della locale stazione hanno raccolto la denuncia di un giovane di Altivole che aveva messo in vendita in un sito un album da collezione, salvo essere stato indotto da due persone a versare su carte prepagate 1.500 euro senza più riuscire a mettersi in contatto con loro. Nei guai sono finiti un 41enne di origini campane e una 50enne della provincia di Latina. Due soggetti del Bresciano sono stati invece denunciati dai carabinieri di Casier per truffa in concorso. Dopo aver ricevuto una somma in accredito di quasi 200 euro da una 70enne trevigiana come corrispettivo per l'acquisto di pellet, la cui vendita era stata pubblicizzata sui social, la donna, avvisata dell'indisponibilità del combustibile, è stata convinta dai due a recarsi presso uno sportello automatico, dove nell'erronea convinzione di ottenere la restituzione del denaro già versato, aveva eseguito altri due versamenti su una ricaricabile intestata a uno degli indagati per complessivi 430 euro. Militari, sempre dell'arma di Casier, sono riusciti in un'altra operazione a identificare una coppia di palermitani, un 45enne e una 30enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine. I due sono risultati gli intestatari di tessere postali, sulle quali un 36enne trevigiano aveva versato 1.500 euro nell'erronea convinzione di riscuotere al contrario il corrispettivo di un set di pneumatici da lui stesso messi in vendita su un sito di e-commerce.
Registrata inflazione record anche per il Friuli Venezia Giulia, Pordenone è la ex provincia più colpita, dove una famiglia media in un anno ha speso 2.715 euro in più. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme in vista del Natale. Il servizio. Sarà un Natale austero rispetto a quello degli ultimi anni? Forse è ancora presto per dirlo. Quello che è certo è che l'inflazione si sta facendo sentire sulle tasche degli italiani. E per le famiglie friulane l'aumento del costo della vita si è tradotto in più 2.579 euro da spendere in un anno, ponendo il Friuli Venezia Giulia al nono posto nella classifica delle regioni più care, secondo i dati raccolti dall'Unione Nazionale Consumatori. L'inflazione in regione ad ottobre ha raggiunto l'11,3% su base annua, con la media nazionale che corrisponde all'11,8%. Da qui la scelta di molti cittadini di attendere le promozioni o spendere solo quando strettamente necessario e di riempire il carrello solo con prodotti in offerta. A livello regionale è Pordenone la ex provincia che ha registrato un aumento del caro vita più elevato, pari all'11,7%, che si traduce in un rincaro annuo di 2.715 euro per la famiglia media. Ma secondo l'associazione Consumerismo No Profit, l'inflazione percepita dai consumatori stessi si attesta almeno a 20%, mettendo forse a rischio la spesa natalizia senza un decisivo intervento da parte del governo. Per l'associazione dei consumatori, tra le soluzioni più efficaci c'è la verifica puntuale sul costo della merce, revisionando il ruolo del garante per la sorveglianza dei prezzi e della polizia annonaria per evitare comportamenti commerciali scorretti, anche se il rischio che i prezzi non tornino più ai livelli antecrisi è reale. Rubano dispositivi tecnologici dai centri commerciali di Trieste, arrestati dai carabinieri. Si tratta di un uomo classe 1982 e una donna classe 1989, entrambi originari della provincia di Foggia, resisi responsabili di una serie di furti aggravati in concorso. Il loro modus operandi era ormai collaudato: con l'ausilio di un ragno antitaccheggio hanno asportato prodotti tecnologici dal banco espositivo dei negozi, che poi hanno nascosto in una borsa munita di schermatura per eludere i sistemi di allarme. Così facendo, tra i mesi di agosto e settembre di quest'anno hanno messo a segno colpi rubando tra smartphone, PC e console Nintendo merce per 11.000 euro complessivi. È risultato dalle indagini che la coppia avesse affittato un appartamento in provincia di Udine e da lì si spostasse per compiere colpi in tutto il nord Est. Sono stati quindi presi dai carabinieri e poi la donna è stata anche denunciata per evasione, poiché al momento dei furti avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a Foggia. Parliamo di lavoro. A ottobre in Veneto oltre 20.000 occupati in meno. Sentiamo. È negativo in Veneto il saldo tra assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato, indeterminato e di apprendistato. Lo ha reso noto oggi la regione citando i dati della bussola di Veneto Lavoro. Sono 22.000 le posizioni lavorative in meno, un risultato lievemente peggiore rispetto a quello dello scorso anno. Le cessazioni di rapporti di lavoro ammontano complessivamente a 71.369 nel mese in oggetto e 490.000 da inizio anno. La causa più comune di conclusione del rapporto di lavoro è la scadenza dei termini previsti dal contratto, che interessa circa la metà delle cessazioni, seguita dalle dimissioni in attenuazione nell'ultimo mese e dai licenziamenti, che pesano appena per il 6% sul totale delle cessazioni. Quelli per motivi economici sono cresciuti del 63% rispetto al 2021, quando però ancora vigeva il divieto del licenziamento introdotto per attenuare le conseguenze occupazionali della pandemia. Tra i settori che ci preoccupano c'è indubbiamente quello dell'agricoltura, dove la flessione delle assunzioni si sta protraendo da oltre un anno, ha indicato l'assessore regionale al lavoro in Veneto, Elena Donazzan. Incoraggiante invece la tenuta del manifatturiero, con l'industria che nel suo complesso fa segnare un saldo positivo per 19.700 posti di lavoro, con settori come il Made in Italy, la metalmeccanica e il settore chimico e farmaceutico in netta crescita.
Aveva fretta di nascere ed è venuta al mondo direttamente in ambulanza. Il lieto evento è accaduto questa notte all'1:15 a Trieste. Le contrazioni sempre più ravvicinate della mamma, che era la prima gravidanza, avevano allarmato il papà, che ha chiamato quindi il numero unico di emergenza chiedendo aiuto, perché si era accorto che ormai il parto della compagna era prossimo. Gli infermieri della Sores hanno inviato nell'abitazione della coppia un'auto medica e un'autoambulanza, informando anche l'ospedale dell'arrivo della futura mamma. La donna, poco più che trentenne, è stata tempestivamente assistita e accompagnata in ambulanza con infermiere e medico dell'auto medica. Non ha fatto in tempo però ad entrare in ospedale, all'ospedale materno infantile Burlo Garofolo, dando alla luce una bambina direttamente sul mezzo, sulla rampa di accesso del nosocomio triestino. Dall'arrivo dell'ambulanza a casa della coppia al parto erano passati solo 15 minuti. Mamma e bimba stanno bene, sono state accolte in ospedale per tutti i controlli del caso. La gravidanza era giunta a termine, non si è verificata alcuna complicazione. Siamo adesso in compagnia del Monsignor Angelo Santarossa, grazie per averci raggiunto questa sera. Parliamo proprio di adolescenti, la giornata mondiale degli adolescenti era proprio ieri. Sì, credo che bisogna tornare su questo argomento. Perché? Perché corriamo rischio di perdere una generazione, che, ricordiamoci bene, gli adolescenti di oggi erano i ragazzini di qualche anno fa, cioè sono i figli del Covid, i figli delle clausure, del Green Pass, delle mascherine, che li hanno costretti a non poter frequentare la scuola, non avere rapporti con i nonni e tutta la storia che sappiamo tutti, e che per alcune cose sono ancora valide anche oggi, perché non è completamente sparito il virus. Però perché dobbiamo preoccuparci di perderli? Perché soffrono quasi tutti di depressione e di ansia. La depressione e l'ansia, noi abbiamo sempre pensato che fosse un problema che ormai degli ammalati o degli adulti o degli anziani. No, i giovani vivono in questo contesto. Qual è la medicina, il rimedio? Io ho sentito proprio di recente il grande Vittorino Andreoli, il grande psichiatra veronese, il quale dice: devi dire ai genitori, ma anche agli insegnanti, bisogna che imparino ad ascoltare i figli. Noi, quando diciamo ascoltare, diciamo i figli devono fare quello che dicono i genitori. No, non è quello il modo di ascoltare. Ascoltare vuol dire ascoltarli, a sentire, ascoltare quello che pensano, quello che vogliono, quello che dicono, quello che contestano. Non trattarli, noi siamo adulti, siamo grandi, siamo i professori, i maestri, i medici, gli psicologi. No, i ragazzi, soprattutto in quell'età di passaggio dalla fanciullezza alla giovinezza, vanno ascoltati. Solo in questa maniera possiamo capire dove sbagliano, se sono depressi perché magari non va bene a scuola, magari non hanno un buon rapporto con i compagni, perché il mondo giovanile è molto più complesso di quello che lo vediamo noi dall'esterno. E quindi è l'invito che vi faccio e vi ripeto tante volte: non basta dire com'è andata a scuola, com'è andata a scuola, che voti hai preso, ti hanno interrogato. Anche quello serve per introdurre un discorso, ma bisogna trovare il tempo di starci assieme. E questo vale per tutti gli educatori, perché dai giovani non dico che abbiamo da imparare, dobbiamo riscoprire un mondo attraverso il quale siamo passati tutti, siamo stati tutti adolescenti, però in tempi, in maniere completamente diverse. Diceva Vittorino Andreoli: se volete sapere se i figli sono depressi, sono ansiosi, teneteli per qualche minuto sulle ginocchia, anche se sono grandi,
e capirete quali sono i loro problemi e adeguerete le risposte a quelli che sono i loro problemi. Allora teniamo gli occhi ben aperti, perché per capire poi quale strada fanno, che cosa vogliono, cosa combinano da soli o in compagnia, si può scoprire soltanto ascoltandoli, non interrogandoli, ascoltare. E credo che sia una cosa buona, anche quando si mangia, chiudete televisione e telefonini, parlate con i vostri figli, parlate fra di voi, comunicate quello che succede nella famiglia, i problemi che ci sono, come stanno i nonni, parlateci, anche se loro magari dicono che voi non capite niente, lo dicono anche a me, lei è vecchio e i vecchi non capiscono niente. Buona cena, arrivederci. Grazie al Monsignore, come sempre, per essere stato con noi questa sera. L'aspettiamo anche giovedì prossimo, grazie. Rotatoria di Lisona, al via i lavori sulla statale 14 a Portogruaro. Il sindaco Florio Favero ha dichiarato che l'area sarà finalmente messa in sicurezza. Alessio Conforti. Sono iniziati i lavori di realizzazione della rotatoria di Lison lungo la Triestina a Portogruaro. Gli operai sono al lavoro da giorni per realizzare un'opera attesa da tempo in una zona caratterizzata da molteplici incidenti, anche mortali. Il rondò sarà pronto entro un anno, come ha fatto sapere il sindaco Florio Favero. Poche settimane fa c'è stata la consegna dei lavori, quindi l'inizio dei lavori di questa rotonda sulla statale, che è interessantissima e risolve i problemi della sicurezza per quel tratto di innesto con la nostra frazione di Lison. L'aspettavamo da anni e adesso, tra pochi mesi, arriverà la conclusione e avremo una strada più sicura per tutti. Tra i punti neri al centro del dibattito c'è anche l'incrocio di Pradipozzo, che insiste invece lungo la regionale Postumia. Anche su questo fronte ci sono novità in arrivo. L'aggiornamento è stato che il Consiglio regionale, da pochi giorni fa, ha deliberato un'integrazione di 300.000 euro per portare a 800.000 euro il quadro economico e far sì che anche la rotonda di Pradipozzo fra poche settimane possa iniziare i lavori e anche lì risolvere un momento e un punto tragico, che è stato tragico per tanti, in tante occasioni, e risolvere il problema della sicurezza nell'innesto con Pradipozzo sulla strada provinciale che va verso Oderzo. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, l'onorevole Matteo Salvini, ieri era in visita istituzionale alla Capitaneria di Porto di Monfalcone, accompagnato dal comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, l'ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone. Qui è stato accolto dal direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia, il capitano di vascello Luciano Del Prete, e dal comandante della Capitaneria, il capitano di fregata Giuseppe Siragusa. Il ministro, presente in città in occasione della cerimonia di consegna della nave da crociera Seascape da parte della Fincantieri alla compagnia armatoriale MSC, ha voluto incontrare i militari della locale Capitaneria di Porto per ringraziarli personalmente del lavoro quotidiano che svolgono a favore degli utenti del mare, a salvaguardia dell'ambiente marino e della sicurezza della navigazione. L'onorevole Salvini, già nel corso del suo intervento a bordo della nave, aveva espresso parole di apprezzamento per il corpo, definendogli 11.000 donne e uomini uno degli orgogli del paese. Questa visita istituzionale assume un valore ancora più importante perché la Capitaneria di Monfalcone è stato il primo ufficio periferico in Italia ad essere visitato ed in cui il ministro ha avuto modo di conoscere nel dettaglio la peculiarità del compartimento marittimo di Monfalcone e degli uffici dipendenti, nonché le principali linee di attività e di risultati conseguiti nell'anno in corso. Al termine della visita, dopo la firma del libro d'onore, c'è stata la tradizionale consegna del crest e del cappellino personalizzato con il logo della Guardia Costiera a ricordo della giornata. Vaccinazioni anti-influenzale e anti-Covid anche in farmacia, via libera dalla giunta regionale alla somministrazione dei sieri nelle farmacie sotto casa. Sentiamo.
Partirà a breve la campagna vaccinale nelle farmacie per l'inoculazione del siero anti-Covid e dell'anti-influenzale. La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato la delibera frutto di un accordo tra Regione, Federfarma, Friuli Venezia Giulia e le associazioni che rappresentano le farmacie del territorio, che dà la possibilità per la prima volta di vaccinarsi direttamente nelle farmacie vicino casa. La delibera è indirizzata sia agli over 60 ed ai maggiorenni affetti da patologie a rischio per i quali la vaccinazione è gratuita, sia chi vuole volontariamente ricevere la vaccinazione con un costo di circa 19 euro per quanto riguarda l'antinfluenzale. Resta gratuito il vaccino contro il virus SARS-CoV-2. Ormai siamo pronti a partire, come farmacisti saremo parte attiva nel sensibilizzare i cittadini sull'importanza della vaccinazione. La possibilità di farla nella farmacia vicino casa sicuramente sarà un elemento positivo. Con queste parole ha commentato la delibera Luca De Grassi, presidente di Federfarma FVG. Le somministrazioni inizieranno nelle farmacie che dopo una breve sperimentazione si offriranno per fornire il servizio. Le prenotazioni per ricevere il vaccino contro il Covid-19 saranno avviate nei primi giorni di dicembre. Per il siero anti-influenzale invece l'avvio delle prenotazioni è previsto qualche giorno prima. Il presidente di Federfarma ha precisato che le farmacie sono autorizzate a somministrare tutti i richiami contro il Covid, dunque dalla terza dose in poi, mentre il primo ciclo, prima e seconda dose, resta di competenza delle aziende sanitarie. Ci fermiamo un istante per un piccolo break pubblicitario, ma poi torniamo qui con altre notizie e approfondimenti dal tutto il nord-est. Non andate via. Ben ritrovati gentili telespettatori, proseguiamo subito con il telegiornale del Nord-Est presentato questa mattina nella sede del comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Il calendario 2023 dal titolo Cosa farai da grande? L'iniziativa del comando proposta in sinergia con l'associazione Vigili del Fuoco di Pordenone, l'associazione nazionale e regionale, è giunta alla decima edizione e quest'anno ha posto al centro i figli dei Vigili del Fuoco, riproposti in relazione con i genitori nell'atto di un'azione propria dei pompieri, ma con una chiave di lettura più simpatica e colorata. Così ad ogni mese una fotografia rappresenta il genitore pompiere che aiuta il figlio o viceversa a salvare il gattino sull'albero, a spegnere una piccola fiamma o ancora a sollevare un camion con le attrezzature che solitamente si usano negli incidenti stradali. Un modo nuovo e simpatico per interpretare il lavoro dei genitori, da cui il titolo declinato in forma di domanda che cosa farai da grande. La presentazione è stata aperta dall'ingegnere Giovanni Greco, che ha illustrato le attività condotte dai vigili del suo comando sui temi della solidarietà, seguito da Cristian Tavano e Fabrizio Lamarca dell'Associazione Vigili del Fuoco di Pordenone, che hanno illustrato il percorso scelto per elaborare questa proposta e gli obiettivi che si propone. Come ogni anno, l'iniziativa si pone anche l'obiettivo di aiutare, con i proventi derivanti dalla messa e a disposizione del calendario, un'iniziativa del territorio meritevole di attenzione. Per questa decima edizione il riferimento è stato il progetto Casa al Sole, un'iniziativa della Fondazione Down FVG volta a garantire una vita indipendente alle persone con disabilità intellettive. Stefano Zanutta ha quindi concluso sottolineando l'importanza che queste iniziative hanno rappresentato per la crescita dei Vigili del Fuoco, permettendo a loro di acquisire maggiori competenze relazionali per soccorrere meglio tutti. A margine dell'iniziativa, Silvana Bidese, moglie di Paolo Marcus, un collega deceduto qualche anno fa, ha donato al comando nuove piastre per i defibrillatori in dotazione, acquistati con le donazioni di un trofeo di calcio amatoriale svoltosi nel mese di ottobre a San Quirino in memoria di Paolo. Al via la stagione teatrale del Mascherini ad Azzano Decimo, primo appuntamento sabato 19 con lo spettacolo Stelle di Broadway. Grande soddisfazione per una campagna abbonamenti da tutto esaurito, 300 sono i sottoscritti. Sentiamo.
Si aprirà questo sabato con lo spettacolo Stelle di Broadway la stagione 2022-2023 del Teatro Comunale Marcello Mascherini, organizzata dall'amministrazione di Azzano Decimo. Una stagione che si apre con il sold out della campagna abbonamenti, arrivata al massimo possibile di 300 sottoscrittori. L'obiettivo di coinvolgere anche persone provenienti da fuori comune, tra cui anche giovani, sembra essere stato raggiunto. L'età media degli abbonati è infatti diminuita, con tante persone che arrivano dall'intera provincia di Pordenone e anche dal Veneto, che hanno scelto la stagione del Mascherini. Sembra che questo ottimismo che abbiamo voluto trasmettere con l'immagine della rondine in volo e lo slogan "verso la bella stagione" sia stato ben accolto dagli spettatori, ha commentato l'assessore alla cultura della giunta Piccini, Alberto Locatelli. Siamo certamente convinti anche della qualità del programma di 9 spettacoli che ci accompagnerà fino ad aprile. E dunque tutto pronto per l'appuntamento di sabato sera con Stelle di Broadway, lo spettacolo nato da un'idea di Corrado Abati, con le coreografie di Francesco Frola, che intende accompagnare idealmente lo spettatore sui più prestigiosi palcoscenici del mitico distretto dei teatri di New York, dove i sogni diventano realtà. Le diverse estrazioni artistiche degli interpreti tra conservatorio, accademia di danza e scuola di musical si sono unite in una ricchezza di intenti, accenti e sfumature, creando una performance straordinaria dove canto, ballo e musica si fanno tutt'uno nell'espressione tipica del genere musical. L'emozione e il divertimento messi in scena sul palco riaccenderanno nel pubblico la voglia di cantare, ballare e ridere, in un viaggio unico che farà vivere le magiche atmosfere di Broadway. Infortunio domestico a Pavia di Udine, un uomo di 50 anni stava maneggiando una sega circolare quando è rimasto ferito alle dita di una mano. Si tratta appunto di un cinquantenne che questo pomeriggio stava lavorando con una sega circolare. Subito sono stati allertati i soccorsi e gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza da Palmanova, che ha trasportato la persona ferita alla mano all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Siamo in compagnia di Nicola Conficoni, consigliere regionale per il Partito Democratico. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi, buonasera. Parliamo di mobilità sostenibile, in particolare facciamo un accenno su una proposta che avevate presentato in regione, che è stata poi accolta per incentivare le persone a muoversi in bicicletta. Sì, diciamo che dopo tanti passi indietro sul versante della sostenibilità ambientale, testimoniati anche dall'azzeramento dei contributi per l'acquisto dei veicoli ecologici, finalmente la Giunta nei giorni scorsi, raccogliendo una nostra sollecitazione, ha sbloccato gli incentivi per l'acquisto delle biciclette, sia quelle elettriche a pedalata assistita che quelle tradizionali. Mi verrebbe da dire meglio tardi che mai, a maggior ragione perché il caro carburante, diciamo, suggerisce di spingere, di incoraggiare un cambiamento delle abitudini di spostamento che può aiutare le famiglie non solo a migliorare la loro qualità della vita, perché muoversi in bicicletta è sicuramente sinonimo di benessere, di salute, ma anche a risparmiare, perché obiettivamente non si consuma benzina o gasolio o metano, che pure ha moltiplicato il suo prezzo in questo periodo. Quindi è importante continuare a muoversi in questa direzione e noi rinnoviamo l'appello alla Giunta a far seguire lo sblocco di questi incentivi all'acquisto delle bici alla promozione di progetti che invitino i cittadini a raggiungere i luoghi di studio o di lavoro in bicicletta. Ci sono tante aziende che premiano i propri dipendenti che assumono questo comportamento virtuoso. Credo che le istituzioni debbano prendere esempio e fare la loro parte. E parlando invece di sanità, insomma, ultimamente abbiamo fatto spesso il punto sulla carenza di personale e è stato detto la migrazione degli specialisti che si spostano anche fuori regione oppure appunto dal pubblico al privato. Qual è la sua visione attualmente? Ma proprio questa settimana l'assessore Riccardi ha risposto a un'interrogazione
sulla fuga di personale dal sistema sanitario regionale e i dati che sono emersi sono obiettivamente preoccupanti perché in meno di 3 anni, dal 2020 ad oggi, quando il 2022 non è ancora finito, i dipendenti del servizio sanitario regionale che hanno presentato le loro dimissioni volontarie sono ben 1.300, cioè un numero veramente incredibile, che minaccia il funzionamento del sistema sanitario pubblico, che è un importante presidio di civiltà. La pandemia ha evidenziato la necessità di rafforzare la sanità pubblica, però è sotto gli occhi di tutti, sia gli ospedali che i presidi territoriali sono in sofferenza. C'è carenza di medici di medicina generale, le guardie mediche saltano i turni, l'RSA di Pordenone è chiusa da più di un anno, le liste di attesa sono interminabili e costringono i cittadini, per rispettare le priorità delle visite e degli esami, a rivolgersi al privato e a mettere mano al portafoglio. Se tutto questo sta succedendo, non è, come vogliono farci credere, colpa del Covid semplicemente, oppure della Serracchiani che ha smesso di governare il Friuli Venezia Giulia 4 anni e mezzo fa, oppure del ministro Speranza, ma è anche colpa della giunta regionale, del presidente Federighi e dell'assessore Riccardi, che in questi anni hanno assunto dei provvedimenti che hanno indebolito il sistema sanitario regionale e in particolare la nostra ASFO, il commissariamento che ha bloccato i concorsi per la nomina dei nuovi primari per un anno, la nomina di Polimeni, che con la sua politica al risparmio ha sicuramente creato un clima aziendale negativo e non ha aiutato ad aumentare la capacità di risposta alle esigenze. Il taglio alla spesa per il personale sanitario, che si è ridotto di 267 unità dal 2018 alla fine del 2021, ben 224 dipendenti e somministrati in meno nella sola ASFO, 104 infermieri in meno, 52 medici in meno. Riccardi e Federica, di fronte a questa situazione, dicono che non si trovano nuovi medici, ma il primo problema, la prima ragione della crisi degli nostri ospedali, del nostro sistema sanitario pubblico, è la fuga dei medici che ci sono, che la giunta con la sua politica ha avvantaggiato e che sta ancora alimentando, perché appaltando il servizio ai privati, i privati cosa fanno? Le cliniche, i centri medici che stanno sorgendo come funghi anche nel nostro territorio, assumono i dipendenti in uscita dal servizio pubblico e quindi deprimono, depauperano ulteriormente gli ospedali e la sanità territoriale. Dobbiamo assolutamente spezzare questo circuito vizioso e bisogna usare i soldi che diamo ai privati veneti ogni anno per erogare le cure ai cittadini residenti nella nostra regione, non spostandoli verso i privati friulani, ma per potenziare le strutture pubbliche, per fare una politica che migliori le condizioni di lavoro dei dipendenti delle aziende sanitarie in modo da trattenerli e tutelare in questo modo il diritto universale alla salute. È anche vero però che ad arrivare a questo punto non sono stati gli ultimi 5 anni, ma sono insomma decenni di politiche forse poco lungimiranti, di amministrazioni di destra, di sinistra, un po' di tutti, non hanno guardato molto al futuro. Guardi, quello che è sicuro è che chi aveva promesso 5 anni fa di migliorare la situazione ci consegna un servizio sanitario regionale indebolito. E se questo sta succedendo, lo ribadisco, non è solo per gli effetti nefasti della pandemia che ha obiettivamente stressato il sistema o per una errata programmazione nel fabbisogno dei sanitari che ha sicuramente un concorso da parte dello Stato ma anche della Regione e che non è solo degli ultimi anni, ma anche perché in questi anni sono state assunte delle scelte sbagliate. Il taglio alla spesa per il personale è stato deciso dalla Giunta nel 2019. La nomina di Polimeni qua a Pordenone l'hanno fatta Federica e Riccardi. Polimeni, che ricordo, in piena pandemia, quando l'azienda sanitaria ha maturato un utile di 9 milioni di euro, si è rifiutato di rinnovare il contratto ad alcuni interinali in scadenza, sollevando le proteste da parte delle organizzazioni sindacali di tutti i dipendenti, che hanno raccolto migliaia di firme per la prima volta contro il loro direttore generale e hanno addirittura proclamato uno sciopero, cosa che non era mai successa. Quindi è vero quello che lei dice, c'è sicuramente un concorso di colpa, ci sono delle questioni annose che sono state sottovalutate, che sono state trascurate, ma c'è anche una forte responsabilità dell'attuale amministrazione regionale, che aveva promesso di fare meglio e in realtà ha peggiorato la situazione. Grazie allora a Nicola Conficoni, avremo modo di parlarne ancora, grazie intanto per essere stato con noi questa grazie sera. Grazie a voi.
Sentiamo ora le parole del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga insieme all'assessore Sergio Emilio Bini a margine della cerimonia di consegna della MSC Sea Escape, alla quale appunto abbiamo detto prima era presente anche il Ministro Matteo Salvini. Prego. Presidente, oggi un'altra gemma prodotta da Fincantieri verrà consegnata a MSC, un settore, quello della crocieristica, che guarda sempre di più al Friuli Venezia Giulia. Sì, devo dire che poi i cantieri di Monfalcone sicuramente sono un'eccellenza mondiale per quanto riguarda la cantieristica navale, per quanto riguarda la produzione di navi da crociera di altissimo livello per le principali compagnie del mondo. Spero ovviamente che anche invece il rafforzarsi del rapporto con le grandi compagnie crocieristiche, quali appunto MSC, che scelgono Trieste e Monfalcone quali scali importanti per le loro stesse crociere, possa crescere sempre di più negli anni a venire, perché sta portando grandi prospettive anche di richiamo turistico e soprattutto anche di conoscibilità del territorio del Friuli Venezia Giulia. È la prima nave del dopobono, purtroppo in tutti i sensi. Sì, ovviamente penso che questa sia la prima nave da quando non è più amministratore delegato Bono e da quando è scomparso il dottor Bono. Però devo dire che la sua impronta e anche la sua capacità imprenditoriale sono rimaste in Fincantieri ed è la grande eredità che Bono lascia a questa azienda multinazionale che è riuscito a ricostruire quando l'ha presa in mano decine di anni fa, che era un'azienda a rischio. Oggi invece è un'azienda leader globale e questo lo dobbiamo sicuramente a Bono. Assessore Bini, oggi Fincantieri vara un altro gioiello per MSC, un lustro per la nostra regione. Beh sì, un altro gioiello, un altro made in Italy che verrà esportato e verrà esportato in tutto il mondo e soprattutto, mi permetto di dire, made in Friuli Venezia Giulia. Una nave enorme, la stiamo guardando, una nave ad altissima tecnologia, rispettosa dell'ambiente, insomma Fincantieri sta dimostrando ancora una volta di essere un'eccellenza mondiale per quanto riguarda le costruzioni di navi da crociera e non solo. Le navi le costruiamo ma le portiamo anche sulle nostre coste. Beh sì, insomma i numeri parlano molto chiaro, Trieste ha avuto dei numeri significativissimi di presenze ma anche Monfalcone si sta dimostrando una città con vocazione turistica significativa, questo grazie anche alle navi da crociera. Parliamo adesso di sport perché ieri sera la giovane promessa del calcio, il friulano Simone Pafundi, ha fatto il suo esordio nella nazionale maggiore del CT Roberto Mancini. Scopriamo chi è nel prossimo servizio. Ha fatto il suo esordio in nazionale ieri sera contro l'Albania il 16enne Simone Pafundi. Il talentino dell'Udinese Primavera ha giocato con gli azzurri di Roberto Mancini, sfiorando anche un assist per Chiesa. È il più giovane giocatore ad esordire in 100 anni di nazionale, scavalcando Donnarumma, che esordì a 17 anni. Simone Pafundi è nato nel 2006 a Monfalcone. A 5 anni i primi calci al pallone, poi nelle giovanili del Monfalcone, oggi Unione Fincantieri Monfalcone, club di promozione. A 8 anni fu notato ad un torneo da alcuni osservatori dell'Udinese e senza pensarci due volte contattarono la sua famiglia. Nell'Udinese ha giocato negli esordienti con il 2005, quindi un anno più grande di lui, ma riesce a distinguersi con una classe che tutti gli hanno riconosciuto. Il 24 marzo del 2021, 10 giorni dopo aver compiuto 15 anni, ha fatto il suo esordio con la Primavera, dove giocano gli Under 19. Nel match è perso per 1-0 contro il Parma. 6 mesi più tardi, a settembre, gioca la sua prima volta con la nazionale Under 17 contro il Belgio. Pafundi ha chiuso il campionato Primavera 2 2021-2022 con 14 presenze, 6 reti e 7 assist, contribuendo alla promozione dell'Udinese in Primavera 1. Il 14 maggio scorso è la prima convocazione in prima squadra. La settimana successiva l'esordio tra i grandi, entrando al 68esimo minuto di Salernitano Udinese al posto di Roberto Pereira. Il CT azzurro Roberto Mancini non se l'è lasciato sfuggire. Ieri sera è entrato in campo solo per una manciata di minuti contro l'Albania. Forse si rivedrà con l'Austria e ha già raggiunto un piccolo primato. È il più giovane calciatore esordiente sotto l'ala del CT attuale. Finora era Gnonto,
e anche il primo 2006 a giocare in azzurro. Del resto, se nascevi nel 2006 e avevi 4 mesi quando Cannavaro alzava la coppa al cielo a Berlino, non puoi che essere un predestinato. Si chiude qui questa edizione del telegiornale, grazie ai nostri telespettatori per averci seguiti, appuntamento domani alle 19 con un'altra edizione del telegiornale del Nord-Est, auguro a tutti un buon proseguimento di serata. D'ARPA Friuli Venezia Giulia. Vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni. La regione è interessata da correnti occidentali in quota che nella prima parte di venerdì causeranno il passaggio di un fronte atlantico, mentre in seguito saranno più stabili. Andiamo nel dettaglio. Venerdì 18, nella notte e al mattino cielo in genere coperto con piogge sparse, più probabili a est e sulla costa. Le piogge potranno essere localmente abbondanti verso il Carso e Trieste, dove non si esclude la possibilità di qualche rovescio anche temporalesco. Sulle altre zone le piogge saranno in genere deboli o al più moderate. Quota neve a circa 1700 metri. Dal pomeriggio probabile miglioramento del tempo, ma con possibili piogge residue a est. Le temperature, le minime sulla pianura tra 7 e 10, sulla costa tra 11 e 13 gradi. Le massime sulla pianura e sulla costa tra 12 e 15 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 3, a 2000 metri 1 grado. Sabato 19, cielo in genere variabile per la prevalenza di nubi medio-alte, a tratti anche nuvoloso in pianura sulla costa e invece forse poco nuvoloso in montagna. Da metà giornata soffierà bora sostenuta o anche forte in serata sulla costa, specie a Trieste, moderata in pianura. In giornata possibile qualche debole pioggia sparsa, più probabile a est sulla costa. Le temperature, le minime sulla pianura tra 3 e 6, sulla costa tra 8 e 11 gradi. Le massime sulla pianura e sulla costa tra 12 e 15 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 3, a 2000 metri 0 gradi. Grazie, a domani!